tutti da Nick ragazzi, oggi mi trovo nel canale di Vicious 17 che ci spiegherà come si aggiorna il firmware della nostra fotocamera Canon. Signore e signori, salve a tutti, ringrazio ancora il simpaticissimo e grandissimo Nick. Adesso andiamo a vedere come si aggiornano i firmware della nostra Canon. Innanzitutto vi ho lasciato il link in descrizione della nostra, del sito della Canon. Ora qui in alto a destra scriviamo il nostro modello della nostra Canon 6D. Ricordo, questo 6D00i che l'ha scritto? 6D. Punto. No, senza Mark 2. Non fare di te. Fai di testa tua. Ecco, va bene. Troviamo il nostro modello della nostra fotocamera. A questo punto andiamo in assistenza e download. Ora, la nostra procedura dei firmware è direttamente tramite passaggio sulla nostra SD. Quindi andiamo direttamente in firmware e scarichiamo la versione che ci interessa, Mac o Windows, e andiamo con il download. Una volta scaricato il nostro file, eccolo qua, lo estraiamo e ci sono questi due file. Uno è la procedura di come si aggiornano i firmware nelle varie lingue, ovviamente non c'è l'italiano, e poi abbiamo il nostro firmware. Questo firmware lo passiamo sulla nostra card, memory card. Ovviamente formattatela. Ovviamente per le persone che si domandano come la devo formattare, eccetera, eccetera, basta formattarla tranquillamente con la nostra fotocamera. Tutto qua. Copiamo il nostro file e lo trasportiamo sulla nostra SD card. A questo punto prendiamo la nostra scheda SD card e la inseriamo nella nostra fotocamera Canon. Questo passaggio vale su tutti, ripeto, tutte le fotocamere Canon. Ed eccoci qua con una seconda webcam proprio apposta per voi. E che cosa sta riprendendo? Riprende lo schermo della nostra webcam. Eccola qua. Adesso che dobbiamo fare? Io caccio la mia webcam perché sennò mi vedete sempre ingobbito così, sembra una specie di mostro. La disposizione delle tabelle che ci sono nei nostri menu, nelle menu delle fotocamere Canon, varia a seconda da fotocamera a fotocamera. In questo caso qua siamo in una fotocamera 6D. Se spostiamoci nel menu dove appare la voce versione firmware, ok, la versione firmware corrente è 1.1.3, noi infatti la stiamo aggiornando alla 1.1.6. Aggiornare firmware, ok, perfetto, e adesso sta facendo il caricamento del nostro firmware. Ritorniamo con la mia webcam, eccoci qua. Ripeto, questa operazione vale per tutte quante le fotocamere Canon. Già selezionato, allora, ha riconosciuto il nostro firmware. Ok, vuoi aggiornare il firmware dalla 1.1.3 alla 1.1.116, ecco qua. Ok, vi raccomando, a seconda della vostra, un'altra piccola cosa, quando ci mette a aggiornare il firmware si aggiorna, la velocità, in poche parole, di aggiornamento varia da fotocamera a fotocamera. Il mio consiglio è: caricate sempre, quando inserite la batteria nella fotocamera, inseritela sempre al massimo della sua carica, se no poi in mezzo proprio all'update rimanete come dei provoloni. Qualcuno potrebbe scrivere: si potrebbe anche aggiornare direttamente tramite il software della Canon EOS Utility. Sì, si potrebbe fare, però io ci ho provato personalmente su una 600D, su una 6D, su una 6D che è la mia, e su un'altra 5D Mark III. Non funziona, cioè, nel senso, andiamo, una volta che è collegata la fotocamera, cioè se ci riuscite bene, io non faccio un tutorial su una cosa che non ho mai fatto, non posso fare, proprio in termine pratico non posso fare, che è quella di collegare direttamente la fotocamera tramite l'USB al nostro computer, accendere il nostro software dell'EOS Utility della Canon e poi nella voce preferenze andare a cliccare direttamente su aggiorna firmware. In quel caso tutte quelle opzioni da me sono apparse grigie. Ripeto, sulla 6D, sulla 600D e sulla 5D Mark III. Quindi
Maledizione! Comunque, c'è quel procedimento là tramite software e computer e c'è questo qui, che non cambia niente. Questo è, diciamo, l'old school, quella che sto facendo io è l'old school. Quella là tramite software è la new school, infatti fa una merda proprio. Detto chiaramente, complimenti Canon, no? Sempre... lei si deve sempre... Update is complete! Va bene, alla Metal Slug ve l'ho detto. Perfetto, a questo punto non ci rimane altro che cliccare su OK. Si riaccende la fotocamera, ecco qua. Automaticamente è partito il... automaticamente, non c'è bisogno che ogni volta che si accende la fotocamera si ristalla il firmware. Quindi, andiamo nel menu, non è cambiato graficamente niente. Nella voce versione firmware abbiamo la 1.1.6. Un'altra cosa che mi sento di dire è che ugualmente anche quando aggiornate il vostro firmware non si spostano o non vengono resettate le impostazioni della nostra fotocamera, cosa buona e saggia. Signori, sono arrivato alla fine del video, alla fine del tutorial, vi ringrazio ancora del tempo che mi avete dedicato e ringrazio Nick che io vi lascio il link in descrizione del suo canale e io vi dico di passare sul suo canale perché anche se fa gameplay, non sono i soliti gameplay, lui è uno davvero che intrattiene e ti fa divertire veramente veramente tanto. Un bacione a Nick. Signore e signori, Wish 17, l'informatica papale papale. Benifico.